Signore di starti accanto, come il discepolo amato. Anche noi, Signore, vogliamo lasciarci attirare dal tuo amore. Attiraci a te, Signore, accanto a te. Prendici, Signore, dipendenti unicamente da te. Perché se dipendiamo da te, siamo veramente liberi, Signore. Sii nostro aiuto, nostra difesa, nostra consolazione. Sii nostro soccorso. Sii nostro riparo, nostro rifugio, Gesù. Thank you.
le nostre persone, tu non ci investi. Donaci, Signore, di poter sperimentare le tue misericordie. In quest'ora ringrazio, Signore. Vogliamo compiere quanto tu hai detto alla tua santa apostola di misericordia e faustina. Quando sentirai scoccare di te i ritocchi di un orologio, ti ricorderanno la mia passione. Vieni dinanzi alla mia presenza. Soffermati dinanzi a me. Se ti è possibile, fai il più esercizio della mia croce. O se questo non è possibile, recita la coroncina che ti ho insegnato, o quantomeno ricordati che in quel momento la mia misericordia ha volto l'universo in modo intero. Signore, in quest'ora in cui tu riversi le tue misericordie su tutto il mondo, ti chiediamo di raggiungere quanti hanno bisogno della tua misericordia. Signore, quelle persone che sono a noi assai care, che portiamo nel nostro cuore e che vogliamo vicini a te, o Gesù. Molte di queste persone forse per loro scelta, per esperienze sbagliate, per incontri inquietanti, si sono scandalizzati, oh Gesù. Ma tu ci dici quali, a chi si sarà scandalizzato di me? È vero, Signore, che tante volte soprattutto noi tuoi apostoli, noi tuoi discepoli, che dovremmo far riflettere su di noi la luce della tua misericordia, piuttosto che essere capaci di portare anime a te, abbiamo una responsabilità, o quantomeno siamo stati la causa di tanti allontanamenti. Questo momento vogliamo mettere nel tuo cuore, Gesù, tutte quelle persone che si sono allontanate da noi, ma peggio ancora da te, e ti chiediamo di ricondurre, Gesù, ovunque esse siano in questo momento. Fai sentire loro il tuo amore e la tua misericordia. Abbracciami, Signore. Fai sentire, Signore, il tuo respiro su di loro. Fai sentire il tuo amore. E, Signore, da sola ci possiamo lottare anche là. Riportaci.
Thank you.
che
tuoi progetti, Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte quelle volte che non ti abbiamo riconosciuto, per un fratello, una sorella. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che qualcuno ci ha chiesto un gesto di carità e ci siamo portati dall'altro lato. Oh Signore, abbiamo bisogno di te, abbiamo ancora bisogno del tuo perdono, Gesù. E tu, Signore, sappiamo che ce lo hai già donato, riscattato, Gesù, Signore, e morendo dai nomi nostri. Però adesso, Signore, siamo qui alla tua presenza e non vogliamo guardarti sulla croce, perché la croce ormai è rimasta vuota. Vogliamo contemplarti risolto. Vogliamo togliere, Signore, dai nostri cuori e dalle nostre vite tutte quelle pietre e quei sepolcri con i quali siamo stati coperti fino ad ora. E vogliamo vedere che Gesù in tutto il tuo splendore. Vogliamo vederti risolto, Signore. Vogliamo vederti con le braccia aperte, abbracciandoci ciascuno e ognuno. Togli, Signore, tutti quei veli che ci coprono, che coprono i nostri occhi, le nostre orecchie, tutti quei massi, Signore, che coprono le nostre anime. Togli, oh Gesù, e donaci il tuo amore. Grazie, Gesù. Yeah.
persona che tu stai visitando. Grazie, Signore, per il cuore che stai toccando. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Grazie.
ti lodo, vogliamo chiedere, Signore, di fondere ancora le tue benedizioni, che il sangue e l'acqua che si raduniscono dal tuo stato, unitamente al tuo respiro effuso per ciascuno di noi, possa essere un sigillo, una benedizione, una grazia, una firma tua, oh Signore, sulla tua opera, che sia un sigillo di garanzia. In questo momento, Signore, al tuo amore vogliamo rispondere dicendo che il nostro ti amo. Ti amo, Signore, e tu sai quanto ti amo, ma ti amo perché sei stato tu per primo ad amare me. E voglio lodarti, Signore, ed è lodato te, che si riempie di gioia il cuore mio. Tutto il mio essere si riempie di gioia. Vogliamo cantarlo proprio il Signore con tenerezza, con dolcezza. Ti amo, Signore, amo te, perché sei stato tu per primo ad amare me. Ed io ti lodo e innalzo il nome tuo. Per questo ho gioia. Yeah.
o dei momenti senza preoccupazioni, ma la vera gioia nasce al Signore dalla certezza che amandoti, proprio perché tu ci hai amato per primo, noi abbiamo garanzia che tu ti prendi cura di noi, che tu sei sempre con noi, anche quando noi, Signore, non avvertiamo, non scorgiamo la tua presenza, tu ci sei sempre. Tu sei qui, oh Signore. Dio è qui. Dio è presente nella tua vita, fratello, sorella. Dio c'è ed è lì pronto ad abbracciarti. E quando tu dichiari la presenza di Dio, che si compiono miracoli, che si compiono prodigi, segni, che si compiono quelle misericordie di Dio che non sono finite, non si sono esaurite. La mano di Dio non si è accorciata, non si è tirata. La mano del Signore, il braccio di Dio è sempre teso sul suo popolo, proteso, ricco di grazie e di benedizioni, afferra le ricchezze dell'amore di Dio e gode a pieno. Ricevi benedizione, ricevi dall'infinito amore di Dio, dalla sua benevolenza sublime, ricevi quanto mi ha preparato per te, protendi le tue mani nel suo Signore e dichiara la tua sua presenza nella tua vita. Perché
la tua mano.